Volevo dire, appunto abbiamo quindi sottolineato come lo Stato comunque, cioè, non sia più democratico palesemente, ed in effetti anche comunque le teorie ci dicono che comunque noi siamo passati da uno Stato liberale a uno Stato che viene cosiddetto sociale, però le persone spesso non si rendono conto, soprattutto a livello teorico, perché pensano che ci sia ancora la divisione dei tre poteri, il legislativo fa le leggi, l'esecutivo le esegue, quando in realtà sappiamo che oramai oggi il Parlamento è diventato, se non un ratificatore delle decisioni del governo, ma spesso anch'io non lo sapevo, ho dovuto leggere un libro per capirlo, e non è più così. Infatti noi comunque, cioè, siamo passati, si può dire, cioè non solo negli ultimi anni, ma negli ultimi 20 anni, 30, anche di più, cioè comunque a un modello dirigistico in cui è l'alto che ci controlla, quindi questo è un cambiamento anche di lunga durata. E inoltre a questo si collega pure il fatto che comunque la legge e la programmazione statale, come avevo detto anche nell'altra discussione che abbiamo fatto, diventa sempre più pervasiva, quindi più o meno la nostra vita viene tutta programmata, per esempio l'istituto scolastico è tutto calibrato e noi dobbiamo seguirlo, poi il mondo del lavoro che comunque è un mondo basato su leggi, quindi la nostra vita perde anche quella libertà e l'autonomia di determinarsi come si vuole, proprio a causa anche di questo stato sempre più pervasivo. E quindi volevo appunto sapere se per lei bisognerebbe cambiare anche proprio un modello di Stato, che cosa che già è uscita fuori. È Io questo, credo che cioè. ci sia stato, io credo che in Italia ci sia stato molto chiaramente un punto di svolta, ok? In Italia le ultime tre persone che hanno cercato di stabilire delle istituzioni, diciamo, che hanno cercato di stabilire le istituzioni di autonomia di questo paese, sono tre che hanno osato in qualche modo provare ad elaborare una politica autonoma rispetto all'occupazione in corso in questo paese. E la fine che hanno fatto è stata evidente a tutti, cioè voglio dire, in un modo piuttosto che nell'altro sono stati spiazzati via dal sistema. Questo non ha nulla a che vedere con rimpiangere questo piuttosto che quel personaggio, eh? Questa è un'analisi puramente geopolitica di quelle che sono state le mosse politiche in Italia che hanno provato a costruire un'autonomia del paese con una politica estera propria, soprattutto una politica mediterranea propria, ok? Disallineata rispetto a quella degli Stati Uniti. Questo è il punto. L'Italia è stata immaginata come una repubblica parlamentare fondata su un criterio di proporzionalità nella scelta dell'elite. La partitocrazia della Prima Repubblica ha privatizzato il potere fondamentalmente, togliendo il potere dalle istituzioni e dandolo alle stanze segrete dei partiti. Questo è quello che è successo con la caduta del muro di Berlino. Sappiamo benissimo quello che è capitato, ossia che si è creato questo dispositivo di pensiero unico globalista per cui noi siamo finiti ad essere una piccola semiperiferia che ha seguito processi che sono i processi molto più alti che non determiniamo noi in nessun modo, anche perché abbiamo perso qualsiasi prestigio dal punto di vista politico, intellettuale, a livello internazionale. Non c'è più un intellettuale italiano che faccia, forse Giorgio Agamben, ecco, diciamo, l'ultimo che è rimasto, che ha un minimo di accesso, di credibilità nel dibattito alto sulla politica. Okay? Questo è un po' il punto. Quello che è capitato poi nel periodo più recente è stata con, secondo me, la rielezione di Giorgio Napolitano nel 2013, la sovversione anche formale del nostro ordine costituzionale, perché è cambiato il ruolo del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, che era istituzione di garanzia, da Napolitano in avanti è diventato istituzione di governo. Abbiamo costruito un sistema alla francese. Okay? Ma molto però meno garantito perché privo di controllo democratico. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica e un Primo Ministro che sono molto spesso scelti dalle stesse élite che governano il paese senza nessun tipo di controllo da parte del popolo. Napolitano con Monti e poi dopo con tutti quelli che sono venuti dopo, rieletto quando non si poteva rieleggere. Mattarella la stessa cosa, adesso Mattarella con Draghi, cioè stiamo arrivati, abbiamo scardinato la principale istituzione italiana. Questo dal punto di vista della forma di Stato è il vero cambiamento. Dopodiché una serie di leggi elettorali truffa hanno smontato completamente anche il sistema parlamentare, quindi delegittimando il Parlamento e quindi riducendo nel numero e quindi in qualche modo creando rancore dell'opinione pubblica rispetto al parlamentare, no? E rispetto al Parlamento, perché effettivamente se tu scegli 1.000 persone inutili,
che guadagnano un sacco di soldi, che passano tutto il giorno a trafficare, è difficile pensare di volerle difendere, ok? E quindi siamo andati a dargli un colpetto anche lì. Poi si sono inventati la storia di delegittimare la magistratura, no? Magistratura che prima è stata totalmente funzionale al disegno del potere globalista, quando ha cacciato Craxi e ha cacciato la Prima Repubblica, ha costruito via Milano, no? Borrelli, tutta questa gente qua. Ok, quella magistratura usata per un po', dopodiché anche quello dà fastidio, perché anche quello diventa un'istituzione di garanzia che taglia in due modi, ok? E quindi cosa hanno fatto? E Palamara... Che faremo domani o dopodomani? Perché abbiamo deciso... Non ci scappi, Ugo, non ci scappi. È da 2 anni che è partita sta cosa. Oh, tutti i giorni ci penso, mannaggia. Esatto, e poi ci scappa così, e non... nel senso, volevamo fargli delle domande. Che cazzo, Ugo, dai. Sì, no, veramente. Ugo. Ma non scappi, ti ricontatteremo e faremo tutte le domande. Ti riempiamo la segreteria telefonica. Apro il messaggio e Ugo, non è che potresti. Quando mai ho accettato di fare la chiamata con degli studenti, penserà. Oddio mio. Siamo studenti. È andata bene che si è interrotta. Sì, cazzo, sì, no, è troppo facile con la cosa lì di Zoom. Mannaggia. No, richiameremo e compreremo l'account premium di Zoom. Così. Pure, cazzo. Così non avremo limiti. 4 ore. Un convegno.